qui a EICMA presenta molti modelli, molte novità, sicuramente la R1 e la R1M, la versione ancora più estrema di questa super bike da 200 cavalli, sono il piatto forte. Sono anche dei modelli più umani, più civili per così dire, come la MT-07 Motocage che vediamo qui di fianco a me, ma anche la MT-09, una espansione della serie MT delle Naked a tre cilindri, si rinnova con un modello più pensato per i viaggi, la MT-09 Tracer. Vediamo di seguito quali sono le novità nel dettaglio. Yamaha M1 e M1R sono dei modelli al top delle prestazioni, delle superbike da 199 kg con 200 cavalli che portano il rapporto peso-potenza vicino, anzi superiore all'ideale di 1:1, il peso a secco è di 170 kg, abbiamo l'utilizzo di titanio, magnesio e alluminio per il modello più estremo, elettronica onnipresente a partire dal controllo di trazione fino all'ABS incluso di serie, ma anche il launch control, l'ABS con la frenata ripartita fra l'anteriore e il posteriore e lo slide control system che limita il movimento laterale del posteriore. Abbiamo anche il sistema antipennata e il cambio elettronico per cambiate rapide senza frizione e i dischi da 320 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini. MT-09 Moto Tracer è invece un modello derivato dalla 09 con un motore 3 cilindri da 115 cavalli e un peso di 190 kg a secco. Il telaio in alluminio, su questo modello c'è anche tanta elettronica, controllo di trazione e diverse mappature, sono tre le mappature per questo modello, tra partire da quella più sportiva a quella di tutti i giorni per passare al touring. Il serbatoio da 18 litri ci garantisce quei 4 litri in più che saranno ottimi e sicuramente comodi per i viaggi più lunghi, si parla di 300 km di autonomia dichiarata con un pieno. Tre le colorazioni e 9.850 euro il prezzo di questo modello. Infine anche T-Max si aggiorna a EICMA 2014 con una versione speciale da 10.790 euro che diventano 11.290 con l'ABS incluso. Si chiama Aeromax e si caratterizza per il nuovo design del gruppo ottico ma anche le luci full LED di serie, peso ridotto, nuovi specchietti e la nuova forcella a steli rovesciati sull'anteriore da 41 mm di diametro. 2014 è tutto, un saluto a tutti i lettori di HD Motori da Iron Man.